Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Aspettiamo qualche minuto prima di iniziare che altri colleghi si aggiungano alla stanza. Intanto mi presento, sono Ugo Bonelli, collaboro con il Formez in questo progetto di formazione e informazione per la transizione digitale per l'attuazione del progetto Italia Login. Oggi parliamo di dati aperti e dati territoriali nella trasformazione digitale della PA, con particolare riferimento alle indicazioni, agli obiettivi e alle appunto, proposte contenute nel piano triennale. Aspettiamo ancora qualche minuto per iniziare che i colleghi si aggiungano pian pianino, entrano nella stanza. Oggi siamo al terzo webinar del ciclo appunto su dati territoriali e dati aperti nella trasformazione digitale della PA. Ricordiamo che abbiamo già realizzato un ciclo, due webinar il giorno 8 ottobre e il 22. Il giorno 8 ottobre facendo un focus sulla qualità dei dati e dei metadati nel processo di harvesting su dati.gov.it dei cataloghi federati nazionali. Il 22 ottobre abbiamo svolto un webinar su un approfondimento sui dati territoriali e il monitoraggio della direttiva Inspire e oggi affrontiamo un po' in senso più ampio il tema dei dati aperti all'interno del piano triennale, con poi due focus specifici, da un lato sulla qualità dei dati in senso più ampio, e quindi anche sulle ISO, sui processi di certificazioni della qualità dei dati. E poi faremo un focus molto importante e interessante sulle licenze che vengono e devono essere attribuite ai dati, ai database o comunque alle applicazioni e alle informazioni prodotte e generate dalla pubblica amministrazione, per poi raggiungere quello che è uno degli obiettivi, dei traguardi principali di questo modello, come sapete, cioè no, il riutilizzo delle informazioni e dei dati della PA. Ecco, questo era lo schema, come vi ricordavo, dei tre webinar contenuti nel ciclo che abbiamo progettato. Ovviamente su Eventi PA avete la possibilità di recuperare il materiale, le registrazioni degli eventi che abbiamo già realizzato e anche questo al termine della mattinata, probabilmente nel primo pomeriggio, il materiale e la registrazione verranno caricati sulla pagina dell'evento. Ricordo a tutti i partecipanti che vi è stato inviato il link ad un questionario che ci consente poi appunto di valutare il gradimento e la qualità dei nostri webinar e quindi vi chiediamo di compilarlo al termine del webinar. Andando sull'agenda, io ho concluso sostanzialmente la mia breve introduzione, ci passeremo poi la parola a Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ci farà una panoramica complessiva sugli obiettivi, sulle azioni in tema di dati contenuti nel piano triennale. L'ingegner Domenico Natale successivamente ci farà una panoramica appunto sul tema qualità e soprattutto l'indicazione, la proposta di un modello di qualità per i dati e l'avvocato Laura Garbati ci illustrerà il tema delle licenze e le varie tipologie appunto di licenze che possiamo attribuire ai dati prodotti dalla pubblica amministrazione. Lasceremo poi un quarto d'ora finale dell'ora e mezza per le domande che vorrete porre e ne discuteremo in ultima analisi. Bene, a questo punto do la parola a Gabriele per l'illustrazione e l'inquadramento della mattinata e a te la parola Grazie Gabriele. Ugo, buongiorno a tutti e Grazie. grazie di essere presenti a questo ulteriore appuntamento di cui Ugo vi ha già dato un po' di indicazioni.
accingo oggi, insomma, a fare un po' una chiusura di questo ciclo di appuntamenti che abbiamo attivato, andando a fare una sezione approfondita, una visione approfondita del piano triennale per quanto riguarda in particolare l'aspetto sui dati. Il piano triennale naturalmente è un documento particolarmente rilevante che già da qualche anno, questa è la terza edizione, questo 2020-22 è la terza edizione, è già da qualche anno quindi è un documento particolarmente rilevante che guida un po' l'attività di Agid, ma anche delle amministrazioni, in particolare insomma, a livello regionale e locale, ma anche a livello nazionale. Diciamo, ci sono molte attenzioni su questo strumento, che naturalmente si aggiunge e si combina con gli altri documenti strategici che man mano vengono definiti a livello governativo. Recentemente, appunto, tutti è noto le azioni che sono in qualche modo avviate attraverso il PNRR. Piano triennale ICT 2022 chiaramente va in continuità con quelli precedenti e prevede un assetto molto significativo. Proprio in questa figura illustrata in questa slide, dove appunto partendo dal livello più basso delle infrastrutture, salendo via via, attraversiamo e ci incontriamo con tutta una serie di indicazioni riguardanti i dati. Poi naturalmente il piano è attraversato diciamo, sia dagli aspetti di sicurezza informatica, sia dagli aspetti di interoperabilità, quindi i vari livelli sono comunque, diciamo, devono comunque riferirsi con questi due principi base che attraversano il piano nella sua struttura complessiva. Nei principi guida che sono un po' riportati qua sulla sinistra, ne troviamo due sostanzialmente che in qualche modo hanno un collegamento molto diretto ed immediato con i dati della pubblica amministrazione. Il principio Wansolli, sostanzialmente, che in qualche modo sta alla base della policy di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali. Sostanzialmente, in questo principio si vuole raccontare principalmente, non solo, si vuole raccontare principalmente la possibilità, ovvero l'opportunità per la pubblica amministrazione di non andare a chiedere agli utenti, ai cittadini, alle imprese, documenti di cui dati, quindi informazioni di cui l'amministrazione stessa è già in possesso. Questo fa, come dire, lo specchio rispetto a quanto previsto dall'articolo 50 del CAD, appunto in materia di condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni, e lo vedremo poi un po' più avanti. Poi c'è un altro aspetto, i dati pubblici come bene comune, un altro principio guida del piano triennale, ed è basato sull'altra modalità, sull'altra policy riguardante i dati, ovvero non più la condivisione tra pubbliche amministrazioni, ma il riutilizzo, in questo caso anche da parte di privati, da tutti coloro che sono interessati, il riutilizzo per finalità commerciali e non commerciali, che poi sta alla base del teorema degli open data, che in qualche modo l'Europa ha voluto, diciamo, evidenziare attraverso gli aspetti e le possibilità di crescita economica dovuti, derivanti dal riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione. Il tutto naturalmente con l'obiettivo generale di promuovere la trasformazione digitale del paese, quindi queste azioni si collocano in un contesto complessivo che va in questa direzione e che oggi ha l'attenzione è anche un elemento di attenzione rispetto a quanto previsto appunto nel PNRR che citavo prima. Per quanto riguarda quindi il patrimonio informativo della pubblica amministrazione, quindi questa azione di valorizzazione dei dati della pubblica amministrazione, sono stati previsti, ma sicuramente avrete avuto già occasione di vederli, tre obiettivi specifici. Si parte dalla condivisione dei dati tra PA per il riutilizzo e il riutilizzo dei dati da parte dei cittadini, come vi anticipavo poc'anzi. Uno dei risultati attesi, appunto, aumento delle basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionali ed europei. Le basi dati di interesse nazionale sono una particolare tipologia di dati della pubblica amministrazione, sono definiti e individuati dall'articolo 60 del CAD,
e hanno una rilevanza particolare. Pensiamo, basti pensare solamente alla NPR. Per capire che sono banche dati che probabilmente vengono utilizzati in tantissimi processi della pubblica amministrazione, quindi non solo dell'amministrazione che detiene quella banca dati, ma da tante altre amministrazioni. E questo quindi è quel concetto di prima, condivisione dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione per finalità istituzionali. Questo obiettivo quindi vuole in qualche modo far sì che in particolare per queste basi dati di interesse nazionale, che sono particolarmente rilevanti per il loro utilizzo, farli, diciamo, diventare un elemento cruciale attraverso la condivisione, attraverso appunto le API. In questo ambito, il cosiddetto decreto semplificazione, il decreto legge 76-2020, poneva particolare attenzione a questo aspetto. In queste due norme, in questi due articoli, sostanzialmente veniva evidenziata l'esigenza di rafforzare gli strumenti finalizzati alla condivisione del patrimonio informativo pubblico tra la pubblica amministrazione per fini istituzionali, come dicevamo prima. Quindi questa è una evidenza molto forte che è stata scritta in questa norma. E lo stesso articolo 34 poi dava un ulteriore, diciamo, impulso a questa policy, a questa strategia volta attraverso appunto la PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, che appunto finalizzata alla condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo per finalità istituzionali. Quindi, come vedete, queste parole ricorrono, diciamo, sostanzialmente sempre rispetto agli obiettivi, rispetto a questi strumenti che la norma pone all'attenzione e su cui si focalizza recentemente anche il piano triennale, perché il PNRR, scusate, che chiaramente ribadisce questo concetto e ha dedicato un'azione specifica riguardante appunto i dati e l'interoperabilità, ha dedicato un'azione specifica allo sviluppo di questa piattaforma per garantire appunto l'interoperabilità dei dataset attraverso il catalogo delle API. Chiaramente questa piattaforma consentirà alle varie amministrazioni di pubblicare le proprie API sul catalogo, stabilire e sottoscrivere accordi di interoperabilità digitale tramite appunto la piattaforma, autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma stessa e validare e valutare la conformità dei dati che vengono appunto veicolati attraverso le API al quadro di interoperabilità nazionale, quindi alle linee guida sull'interoperabilità. Quindi, come vedete, questo insieme di azioni, piano triennale, il decreto semplificazioni sono state poi la base di riferimento per questa azione del PNR molto specifica, molto indirizzata appunto alla questione della interoperabilità dei dati. Volevo soltanto tornare un attimo indietro per segnalare che la stessa norma del cosiddetto decreto semplificazioni prevedeva inoltre l'adozione di un DPCM per la strategia nazionale dei dati. Quindi questo si affianca sostanzialmente a quello che sta avvenendo in questo momento per quanto riguarda appunto il PNR, che è al centro, naturalmente, è al centro dell'attenzione sia dell'Italia, ma sia anche dell'Europa. Tornando agli obiettivi del piano triennale, un altro elemento di particolarmente rilevante erano l'aumento dei dataset aperti di tipo dinamico, coerenti con la direttiva 1024 del 2019, l'ultima direttiva in materia di riutilizzo dei dati. Mi giunge notizia, insomma, appunto, che è stata ieri approvata definitivamente il ricevimento della direttiva, quindi, insomma, nei prossimi giorni dovrebbe esserci la pubblicazione del decreto legislativo. Stiamo pianificando di fare un ulteriore webinar su questa tematica, proprio per parlare specificatamente della nuova direttiva. I dati aperti di tipo dinamico, quindi, sono un'eccezione particolare dei dati di tipo aperto, e la definizione è data all'interno della direttiva stessa, e quindi, diciamo, viene recepita nell'ordinamento nazionale attraverso questa norma di recepimento in via di pubblicazione. Naturalmente si tratta di dati particolari che devono essere disponibili via API, si tratta di dati che in qualche modo l'Europa vuole particolare attenzione. Chiaramente andremo a vedere prossimamente
come questo potrà essere, diciamo, reso evidente. La prima cosa su cui dobbiamo lavorare è comunicare appunto alle amministrazioni di segnalare queste tipologie di dati anche attraverso il proprio catalogo e quindi attraverso il catalogo nazionale, appunto indicando questa specificità anche attraverso la parola chiave, una delle parole chiave che vengono utilizzate nel descrivere i propri dataset sul catalogo. Quindi questa è un'azione importante su cui naturalmente torneremo. Era prevista già nel piano triennale, ipotizzando appunto un avvio di attività, diciamo, un po' anticipato rispetto ai termini attuali di recepimento della direttiva, però comunque è un elemento significativo di cui sarà l'attenzione delle prossime mesi, delle prossime attività. Altro elemento di rilievo all'interno del piano triennale, sempre per quanto riguarda questo obiettivo, è l'aumento dei dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali secondo la direttiva Inspire, e questo ne abbiamo parlato nello scorso webinar, dove abbiamo appunto messo in evidenza le interazioni che avvengono con l'Europa a proposito del monitoraggio previsto dalla direttiva Inspire. E quindi abbiamo già trattato questo argomento in modo approfondito. L'altro obiettivo di riferimento, qualità dei dati e dei metadati. Quindi risultato atteso, aumento di dataset con metadati di qualità conforme agli standard europei e dei cataloghi nazionali. E questo è stato l'oggetto del primo webinar di questo ciclo dell'8 ottobre, dove appunto abbiamo messo in evidenza proprio a livello operativo suggerimenti, indicazioni per andare a migliorare la qualità dei metadati presenti nei propri cataloghi e quindi conseguentemente migliorare la qualità dei metadati presenti sul catalogo nazionale. È un'azione che è tuttora in corso, è un'azione che diciamo continua, è stata avviata appunto già da qualche mese, diciamo sostanzialmente che con l'ingresso della nuova piattaforma DatiGovID, che appunto febbraio-marzo di quest'anno, abbiamo appunto potuto avviare queste azioni di miglioramento della qualità a cui stiamo dando adesso corso in maniera un po' più consistente. Naturalmente Agid è diciamo, a disposizione delle amministrazioni per confrontarsi su questa tematica e andare ad apportare i necessari miglioramenti su questo aspetto. Quindi questo è stato un tema trattato abbastanza approfonditamente, ma naturalmente potrà essere, se verrà richiesto, se ci sarà la necessità, potrà essere, diciamo, come dire, ripetuto un esperimento del genere per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni. Altro elemento in questo obiettivo, altro risultato atteso, l'aumento di dataset aperti, quindi in questo caso parliamo di dati, conforme alle caratteristiche di qualità derivanti dallo standard ISO 25012, di cui ci parlerà poi l'intervento successivo il presidente della Commissione Uninfo, Domenico Natale, ci parlerà appunto di questi aspetti della qualità dei dati. Voglio solo qui mettere in evidenza che già Agid nel 2013 aveva posto l'accento, in particolare per le basi di dati di interesse nazionale, sulla necessità di seguire un filone di dare insomma, corpo alla verifica di qualità di alcune caratteristiche previste appunto dallo standard 25012 che sono qui elencate, come caratteristiche forse quelle maggiormente significative o comunque che erano state individuate a suo tempo per appunto avviare questo processo di miglioramento della qualità dei dati. Ma naturalmente lascio poi all'intervento successivo tutti gli aspetti e le considerazioni su questa tematica. Ultimo obiettivo previsto dal piano triennale in tema di dati è appunto la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Quali i risultati attesi? Innanzitutto delle azioni coordinate tra le pubbliche amministrazioni coerenti con la strategia nazionale dati. E tutto questo si sta in qualche modo concretizzando nelle varie azioni che vengono appunto diciamo, portate avanti attraverso il PNRR. Quindi la strategia nazionale dati è come dire, un elemento previsto già a livello normativo ed è un elemento che concretamente si sta appunto materializzando attraverso
attraverso le azioni che vengono messe in campo dal Ministero e dal Dipartimento della Trasformazione Digitale, quindi attraverso l'esecuzione, l'impostazione e la progettazione collegata al PNRR. Ultimo elemento di questo piano triennale, sempre a proposito della valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, appunto l'aumento dei dataset che adottano una licenza, un'unica licenza aperta identificata a livello nazionale. O qua, diciamo, anche qui questo sarà un elemento di approfondimento di oggi nell'ultimo intervento dell'avvocato Laura Garbati. Due parole soltanto a proposito di questo, poi appunto ci sarà un intervento specifico sul tema licenze. Due parole soltanto per segnalare che, a differenza di per sciogliere qualche equivoco che si è creato, Agid già da diversi anni, dal 2016, nelle linee guida aveva posto attenzione sulla licenza CC BY ultima versione, come quella che in qualche modo quella più idonea a favorire, a promuovere lo sviluppo del teorema degli open data. E su questa licenza, naturalmente, insomma, ecco, salvo poi eventuali, diciamo, indicazioni diverse, è quella di riferimento nazionale. Quindi bisogna convincersi che, diciamo, non è che c'è bisogno di stabilire attraverso una norma quale sia la licenza nazionale. Diciamo, possiamo fare senz'altro riferimento a quello che era stato già indicato a suo tempo attraverso le linee guida del 2016, se ricordo bene. Quindi l'obiettivo che noi abbiamo è quello di andare a verificare, sempre attraverso gli strumenti, le funzionalità del portale dati Covid, andare a verificare l'aumento del numero di dataset che adottano la licenza CC BY, in questo caso ultima versione, la 4.0. Quindi questo è un elemento a cui, insomma, è bene porre attenzione ed è l'elemento su cui appunto dedicheremo l'ultimo intervento di oggi, per avere una visione adeguata, una panoramica d'insieme delle varie tipologie di licenze e del loro significato. Soffermo come ultima slide sull'aspetto della strategia europea per i dati. Questo documento dello scorso anno della Commissione europea, appunto una comunicazione che in qualche modo definiva questa strategia europea per i dati, prefissando uno specifico target di attività per gli stati membri. Sulla sinistra troviamo appunto queste due tipologie di attività che in qualche modo sono state, venivano sottolineate in questo documento europeo. Rispetto a questi due elementi, quindi rafforzare i meccanismi di governance e creazione di uno spazio comune, diciamo, nelle varie occasioni che come Agid abbiamo avuto di confrontarci su questa tematica, abbiamo diciamo, delineato alcune proposte che qui le ho sintetizzate, e quindi con la costituzione di uno specifico organismo nazionale di gestione e coordinamento per la strategia dei dati, quindi promuovere la richiesta di utilizzo dei dati da parte delle imprese, in particolare sul territorio, e quindi in collaborazione con il coinvolgimento del governo regionale e locale. In effetti, diciamo, il rovescio della medaglia, come ho avuto modo di rappresentare in diverse occasioni, ma voglio sottolineare questo aspetto, il rovescio della medaglia delle azioni di apertura dei dati da parte delle amministrazioni è l'effettivo riutilizzo dei dati stessi da parte delle imprese, principalmente, insomma, da parte di coloro che creano per creare economia, che è l'obiettivo fondamentale, l'obiettivo primario della norma, appunto, delle cosiddette public sector information. Quindi la possibilità di definire azioni coordinate con le amministrazioni per rendere alcuni dataset disponibili in tutte le regioni, quindi assicurare una continuità nel territorio, quindi senza alterare chiaramente, insomma, diciamo, gli aspetti delle varie regioni, l'autonomia delle varie regioni, un'azione del genere di coordinamento potrebbe comportare automaticamente una copertura nazionale delle azioni in materia delle aperture delle tipologie di dati che vengono aperte dalle regioni stesse. Poi chiaramente l'osservatorio sull'effettivo riutilizzo dei dati e la valutazione degli impatti sono appunto gli aspetti conseguenziali delle azioni
di apertura dei radar da parte delle amministrazioni. Naturalmente poi, insomma, rispetto all'alta indicazione europea, la proposta di sostenere la partecipazione allo spazio comune europeo sembra, è sempre sembrata un'azione abbastanza, diciamo, come dire, lineare, che non trova particolari criticità. Quindi supportare le iniziative nazionali per favorire questo spazio comune europeo e promuovere le politiche di apertura dei dati. Quindi questo quadro di strategia, appunto, è l'elemento che co si combina con gli obiettivi che erano stati messi in cantiere attraverso il piano triennale. Io ho finito e rilascio, insomma, a Ugo per il prossimo intervento. Grazie nuovamente a tutti per la partecipazione e per le domande. Ci riserviamo poi alla fine di dare un po' di risposte. Ciao, grazie. Grazie, grazie Gabriele, grazie di questo inquadramento che comunque ci aiuta a capire anche come la nuova direttiva punta, no, su molto sul tema qualità dei dati. È un aspetto centrale che, oltre ad essere stato richiamato dal piano triennale, viene, a mio parere, rafforzato ulteriormente, no, con l'approvazione della nuova direttiva. Quindi sicuramente nei prossimi mesi sarà molto importante, no, focalizzare l'attenzione sulla pubblicazione e sulla generazione di dati di qualità. Ecco, a Domenico Natale, presidente della commissione Uninfo, abbiamo chiesto di, come dire, inquadrarci il tema della qualità dei dati in senso un po' più ampio e quindi anche fare dei riferimenti alle certificazioni, agli standard di pubblicazione dei dati. Quindi do la parola a Domenico, chiedendogli di avviare la webcam. Io disattivo la mia. 25 minuti per il tuo intervento. Grazie molte, a te la parola. Bene, grazie. Grazie a voi. Sono molto onorato di partecipare a questo evento e vedo un numero elevato di iscritti. La cosa mi fa molto piacere perché il problema dei dati è veramente un problema sociale di largo respiro, per cui spero di poter soddisfare alcune esigenze di informazione su questo argomento. Userò un vocabolario lievemente diverso da quello di Gabriele Ciasullo, ma convergente, perché la mia esperienza deriva principalmente da relazioni internazionali con gli standard ISO e da attività generali che si stanno veramente sviluppando di giorno in giorno e anche vi dirò, addirittura accennerò alla grande prospettiva dell'intelligenza artificiale. Bene, io inizio semplicemente sfatando una cosa, cioè i dati sono dati, a prescindere che siano industriali, amministrativi, privati, pubblici, individuali, statistici, aperti, chiusi e così. E i dati che si auspica siano di alta qualità, a volte sono di più scarsa qualità, e sia che fossero strutturati, destrutturati in immagini, in voci, in suoni, in linguaggio naturale o in numeri, sono dati. Al centro della nostra attenzione sarà questo concetto e vedremo essenzialmente in cosa poi consiste concretamente la qualità dei dati. I dati li vediamo sempre più come delle mini rappresentazioni della realtà, come se fossero delle tessere di un mosaico più vasto che si riproduce, che generalmente è anche chiamato, inserito in data space, quindi spazi integrati di dati coerenti e catalogati. E questi dati sono in effetti poi oggetto non solo di analisi di qualità, buona o meno buona, ma anche oggetto di grandi attività di organizzazione, di management, di governance ed anche di interesse legislativo. E la qualità dei dati non si raggiunge da soli, perché essendo i dati comuni a tutta la popolazione, addirittura a tutte le popolazioni del mondo, in effetti la qualità dei dati va raggiunta con un gioco di squadra, in modo orizzontale, senza troppi confini, con degli standard che li rendano
leggibili e comunicabili. Un caso molto recente, purtroppo molto anche problematico, è stato quello, e lo è tuttora, del controllo della pandemia, del Covid, perché lì abbiamo tutti constatato quanto sia importante una interpretazione standard dei dati a livello, in questo caso, proprio mondiale. Io parto da molto lontano perché nella facoltà di statistica dove ho studiato, uno statistico matematico, anche filosofo, un certo Bruno De Finetti, nel 1962, quindi parliamo prima dell'era dei calcolatori, sicuramente i PC non esistevano, ma anche i mainframe erano pochissimi, e disegnò, si chiama La lavagna di De Finetti, in facoltà, questo strano e interessante disegno. A sinistra vedete i comuni, collegatissimi, tutte le strisce colorate sono le comunicazioni tra i vari enti, poi l'Istat che ha sempre tenuto la gestione dei dati raggruppati statistici, e poi in quei rettangoli, ve li leggo rapidamente, ma penso siano visibili, c'è anagrafe tributaria, l'IGE, adesso non c'è più, l'imposta generale sulle entrate, il catasto, le ipoteche, le esattorie, gas, acqua, elettricità, telefoni, posta, pubblica istruzione, dipendenti statali, servizi elettorali, ordini professionali, passaporti, polizia statale, casellario giudiziario, alcune sono banche dati di interesse nazionale, come diceva Gabriele, carichi pendenti, Ministero del Lavoro, ditte, INPS, INAM, Cassa INAIL, sanità, banche, riscossioni, assicurazioni, registro ACI, patenti di guida. Come vedete, l'intuizione di allora era proprio una raccomandazione, cioè facciamo in modo che questi dati siano tutti di alta qualità, comunicanti tra di loro, in modo da avere un quadro sinergico molto valido anche per il governo generale delle situazioni. Questa cosa ha cambiato nome negli anni, il progetto è parzialmente fatto, non ancora del tutto. È stata presentata questa cosa anche in vari forum PA e penso che piano piano però ci stiamo andando veramente vicino. Andiamo avanti. Allora, a proposito di De Finetti, siamo oggi passati al termine data space, quindi con banche dati dialoganti, dati condivisi, interoperabilità dei sistemi che hanno come scopo l'interscambio proprio dei dati. I sistemi sono attivi, hanno anche il software, no? I dati sono molto passivi, vanno dove uno li porta. E poi abbiamo questi concetti come cloud, Gaia-X, lo trovate su internet, è un bel progetto europeo di anche lì, integrazione dati, oppure il semplice però data space, ormai insomma, siamo sempre ingleseggianti, sarebbe lo spazio di dati comuni. L'open data, che è un aspetto importante, anche oggetto di questa mattinata, che è un messaggio che adesso riprenderemo, molto importante di condivisione dati. Una cosa che accenneremo anche come esempio è la visione telescopica dei dati. Cioè è importante nelle nostre istituzioni, nelle nostre attività, pensare che i dati possibilmente debbano essere sovranazionali, nazionali, regionali, provinciali e comunali. La visione telescopica ideale è che qualsiasi dato, anche nazionale, derivi dalla somma di dati parziali, anche sul territorio, in modo che non ci siano anche contraddizioni tra alcuni dati di una regione rispetto a un'altra, di una provincia rispetto a un'altra o di comuni casomai non coperti da certe attività statistiche. E il concetto è stato già detto, perché è una cosa, un obiettivo molto importante della pubblica amministrazione, di acquisire i dati una volta sola. Invece continuamente sappiamo nelle nostre attività quotidiane di cittadini che spesso ci vengono richiesti esattamente gli stessi dati già comunicati più volte con il rischio di introdurre errori in questa raccolta. E, ecco un esempio di una best practice di una regione che poi riconoscete probabilmente, che è in questo caso la provincia autonoma di Trento, in cui la gestione del Covid è stata gestita tutta partendo dai singoli comuni con dati sempre più aggregati fino ad arrivare a livello provinciale. Questo consente di seguire le attività di giorno in giorno e a entrare a livello di dettaglio che serve. Ma quali sono gli open data in effetti? Sono sicuramente e principalmente, almeno come è partita questa corrente anche culturale oltre che tecnica,
scambio dei dati tra amministrazioni e imprese che elargiscono dati verso i cittadini e centri di ricerca, non solo cittadino privato. E c'è un aspetto di open data anche che riguarda le imprese e le amministrazioni, e tra tutte le amministrazioni, più o meno vincolata anche questa, cioè non tutti i dati di ogni amministrazione stanno anche nelle altre, perché per istituzione stanno nel posto giusto, però la trasmigrazione dei dati tra amministrazioni più è completa e più avviene un allineamento, una coerenza di dati tra tutti. Oggi va di moda il fatto della gestione del data driven, cioè i dati che guidano le varie gestioni singolari delle singole amministrazioni, piuttosto che prospettive data centric in cui i dati stanno effettivamente fisicamente riposti in un modo centrale. Ecco, oggi non c'è più bisogno neanche di questo spostamento fisico perché virtualmente tutto è collegato. Le parole importanti che dovremmo distinguere da quello che adesso è il modello di qualità dei dati che vi farò vedere è che molte attività dei dati, sulla qualità dei dati, non riguardano proprio il dato stesso, ma l'organizzazione attorno al dato, per cui il data management, oppure in italiano gestione dei dati, sono dei processi che disciplinano le varie pianificazioni, acquisizioni e gestione dei dati. È un concetto molto regolamentato anche a livello di standard internazionali e queste organizzazioni dei dati consentono di seguire i dati in tutto il ciclo di vita dei dati, i quali anche i dati nascono e poi muoiono, e vedremo verso la fine un piccolo diagramma su questo. La governance dei dati è un livello molto superiore a quello della gestione dei singoli organizzazioni, perché la governance è il livello più alto di gestione dei dati. E soprattutto una governance è super partes, per cui deve poter avere una visione dei dati a prescindere da quella classificazione che vi dicevo prima, privato, pubblico, dati personali, dati sensibili, eccetera. La governance è la più alta armonizzazione del contenuto dei dati, che come dicevo, i dati sono la rappresentazione della realtà e del nostro vivere quotidiano e universo. Proposta di regolamento europeo, esiste un Data Governance Act che mira proprio a far conciliare tutti gli stati membri dell'Europa nella gestione dei dati con gli stessi grosso modo indirizzi e finalità, per cui spinge verso una parola che mi è piaciuta molto, quella dell'altruismo dei dati, che è un po' vicino al concetto di bene comune. L'altruismo dei dati va proprio nella direzione giusta perché rende tutti i dati comunicanti. Mi ricordo uno dei primi convegni, una pubblica amministrazione di vari anni fa, e il titolo era provocatorio, perché era giù le mani dai miei dati, cioè la cultura che i dati sono miei e non li do a nessuno. E ci vuole un cambio culturale anche per passare dall'atteggiamento giù le dati dei miei dati a questo dell'altruismo dei dati che è abbastanza significativo. Ecco, ma cosa serve tutto quello che ho detto se non c'è la qualità dei dati? A questo punto la domanda vostra mi immagino sia, ma che cos'è la qualità dei dati? Allora, esistono degli importanti standard richiamati anche già dall'AGID del 2013, il più importante è il 25.012, che dice, guardate, la qualità dei dati è fatta da 15 cose, da 15 caratteristiche. Adesso molto rapidamente le vedremo perché l'argomento è centrale. Da oggi in poi, quando avremo problemi sulla qualità dei dati, livello giornaliero, perché così è, sapremo da soli capire in quale delle 15 caratteristiche stiamo andando ad approfondire il problema. Poi sono definite anche 63 misure, che non vedremo assolutamente, per ognuna per queste 15, perché le misure sono una parte poi essenziale per andare avanti nella qualità e nella certificazione. Allora, questo è in effetti il cuore dei contenuti dei dati. Non parliamo di formati, non parliamo di open o non open, ma il dato deve essere accurato. Quindi reale, il dato rispecchia la realtà. Il dato deve essere attuale, cioè o di oggi o di ieri o anche di un anno fa, ma dobbiamo sapere di quand'è e se la data è quella giusta che ci serve.
I dati devono essere coerenti, per cui i dati delle industrie dovrebbero essere uguali a quelli delle banche, del settore economico in questo caso. I dati dell'anagrafe tributaria sono coerenti con i dati dei comuni e così via. I dati devono essere completi, a volte non li abbiamo tutti, mancano, ma per esempio la completezza adesso si sta raggiungendo perfino nell'ANPR, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. La completezza è una parte della verità, no? Cioè i dati se non sono completi in qualche modo ci fanno mancare delle applicazioni importanti. I dati devono essere credibili, siamo nell'epoca delle fake news, internet sta suscitando sempre molti dubbi su questo aspetto, però ecco, questi cinque sono gli aspetti principali inerenti ai dati, cioè sono i valori dei dati stessi, stanno dentro i dati questi aspetti. Viceversa, alcune caratteristiche della qualità stanno fuori i dati. I dati devono essere gestiti da un sistema, per cui il sistema deve essere disponibile, non si deve fermare ogni ora. I dati devono essere portabili da un sistema all'altro. Addirittura oggi nell'ingegneria del software si parla di un altro concetto, i sistemi dei sistemi. Cioè ogni sistema verticale deve parlare con altri sistemi verticali, per cui la portabilità tra i sistemi anche qui fa parte dello sviluppo e del progresso. La ripristinabilità, quante volte negli ultimi mesi abbiamo sentito che in certe regioni, in certi comuni, i dati sono stati persi per motivi di hackeraggio, ma in tutti questi casi, almeno più recenti, i dati sono stati ripristinabili, cioè fortunatamente ognuno aveva delle copie. E di backup per consentire la ripristinabilità. Poi abbiamo una situazione mista per arrivare ai 15. I dati devono essere accessibili, qui abbiamo la legge 4/2004 sull'accessibilità. I dati devono essere comprensibili e molte volte non sono comprensibili. Se voi andate a leggere le varie anche gestioni di energia che riceviamo, eccetera, alcuni dati ce li abbiamo scritti, ma non li capiamo. E questo è un grande problema di interazione. I dati devono essere conformi con le leggi, basti pensare alla protezione dei dati personali, alla sicurezza, eccetera, riservati. Nello standard internazionale si parla di confidenzialità, devono essere, sono delle confidenze che ci diamo, però la riservatezza del dato è anche questa è centrale. Efficienza del dato, non devo occupare troppe risorse se ne può fare a meno. E la tracciabilità dei dati, che è argomento anche questo che va molto di moda, in cui ogni dato è collegato con un altro dato. Io con queste 15 parole ho detto che cos'è la qualità dei dati. Ci sono molti sinonimi però, a volte anche a livello gestionale, politico, si sentono tanti sinonimi molto simpatici alcuni, no? I dati devono essere veri, devono essere certi, devono essere validi, devono essere attendibili, devono essere corretti. Questo è il tema dell'accuratezza. I dati del giusto tempo reale, tempestività, aggiornamento e il tema dell'attualità. Coerenza, a volte diciamo allineamento e base dati uguale. Completezza, copertura dei casi attesi, copertura degli attributi, insomma, sempre nel termine della coverage, della completezza. Credibilità, a male che vada dobbiamo almeno sapere l'ufficialità delle fonti. Sull'accessibilità si parla di inclusione, di multicanalità, documenti accessibili, ci terrei, perché penso anche che tra gli uditori ci siano dei comuni, ma di tutte le amministrazioni, che per esempio un PDF preso da scanner e pubblicato su un sito web non è accessibile. Questo è un problema enorme che abbiamo tutti, ma parliamo di milioni di documenti da pubblica stazione in PDF immagine, non leggibili, e questo è un problema non solo per la disabilità, ma proprio anche a volte per tutti i cittadini. Comprensibilità, eccetera. Adesso salterei un po' di tutti questi sinonimi, intanto le slide saranno disponibili, per andare a vedere. Ecco, questi erano altri sinonimi, ad esempio la disponibilità, a volte in inglese si parla di business continuity, il sistema deve essere sempre operativo, e la ripristinabilità si parla anche di backup, di disaster recovery. Benissimo. Qual è il ciclo di vita dei dati? Che vita hanno questi dati? Sono pianificati, questa è la migliore delle ipotesi, sono raccolti sia dall'interno che dall'esterno, sono integrati, vanno integrati e si processano, cioè si elaborano dei calcolatori per poterli analizzare, eventualmente bonificare
vengono memorizzati. Ho usato le parole inglesi, scusatemi perché sono più brevi le parole, se non le parole italiane erano più lunghe e non si leggeva bene. E quindi i dati vengono memorizzati e usati, perché altrimenti non nessuno di noi spende tempo su dati che poi non vengono usati, e soprattutto alla fine del processo cancellati. Nei vari contratti di cloud computing, questo si sottolinea sempre, per cui a un certo punto, quando è finito il contratto, fino a certa attività, i dati vanno cancellati, o in alcuni casi, anche se fisicamente stanno da qualche parte, si usa dire che i dati vengono dismessi, cioè ci sono, sono tenuti per alcuni servizi, però alcuni vengono sospesi, come dire, ora tra sospesi e cancellati c'è un bel divario, perché i dati sospesi esistono comunque, da qualche parte vanno tutelati secondo anche le caratteristiche che abbiamo visto prima. Ma queste caratteristiche, anche si chiamano, questi fattori di qualità, su dove operano poi in effetti, come si concretizza la qualità. In effetti ci sono alcuni elementi più o meno famosi. Gli schemi, parlando di pianificazione del contesto, sono quei prodotti che usano i progettisti, no? Qui siamo in una situazione strana nell'informatica, che c'è un mondo dei progettisti che all'inizio dell'ingegneria del software erano i maghi della situazione, erano i veri ingegneri che programmavano anche con linguaggi difficilissimi, e facevano degli schemi in cui progettavano i contenuti delle banche dati. Qui oggi il mondo dopo internet è completamente cambiato, per cui se meno della metà degli utenti è interessata alla progettazione, la gran parte degli utenti è interessato all'uso dei dati, e i dati vengono visti dal loro punto di vista. Non solo come ci si è arrivati a quei dati, ma insomma i dati devono essere utili, utilizzabili, riusabili, usabili, eccetera. Il dizionario dati è un oggetto importante, c'è e non c'è. Ecco, prima che dimentico, anche i metadati sono un elemento importante che vedete qua nella quarta riga. Ma cos'è il metadato? Perché per non creare confusione, lo standard lo semplifica tantissimo. Il metadato è un dato che descrive un altro dato. Per cui dal punto di vista purista nostro, metadati o dati hanno le stesse caratteristiche di qualità. Anche il metadato deve essere comprensibile, perché il metadato anzi ha una responsabilità maggiore. Il metadato descrive un altro dato. Abbiamo i formati e i valori, adesso più che formati, Gabriele Ciasullo anche parlato di API, interfacce di comunicazione, quindi la parola formato, se vogliamo, è un po' antiquata, però il concetto è quello, cioè questi dati vengono rappresentati in qualche modo, e soprattutto, cosa che è qui il passo importante, che noi abbiamo abbandonato tutte le formalità, ma stiamo andando sul valore del dato, il contenuto del dato. Per cui, tanto per intenderci, se parliamo di redditi personali, in un insieme di dataset di redditi di persone, ci fosse 3 miliardi di reddito, insomma, sicuramente siamo nel campo degli outlier, cioè dei dati molto anomali, sicuramente potrebbero essere anche veri, ma insomma no, non normali. Poi il file, il database sono il vero oggetto della nostra attività. I campi di un record, l'indirizzo o la via, il numero civico è un campo di un sistema più complesso. E poi abbiamo questo grande ancora problema dei moduli cartacei, cioè molti dati li acquisiamo ancora su carta, con il rischio di fare tanti errori, poi qualcuno li deve rendere digitali, eccetera. Oppure, fortunatamente, la maggioranza dei dati vengono gestiti da interfacce. Esempi di misure: misurare l'accuratezza sintattica, cioè i nomi e cognomi, per esempio, sono sintatticamente giusti, esistono. Con gli stranieri sono molti problemi su questo, specie su alcuni linguaggi della Cina, del Giappone, in cui il nostro alfabeto è anche diverso, per cui poi alla fine il problema dell'accuratezza sintattica è molto molto importante. Accuratezza semantica, per cui se scriviamo Giorgio non deve essere un Giorgio qualsiasi, deve essere quello lì. Semantica, quindi si va proprio sul riconoscimento sostanziale del dato. I range di accettibilità, cioè, gli stipendi potranno andare
da 1.000 a 10.000, ma già insomma, come dicevo prima, se si sta a 100 miliardi su una busta paga, probabilmente c'è qualcosa sul range di accettabilità del valore quantitativo. L'integrità referenziale, cioè quello che risulta dall'analisi tributaria, va di pari passo con le stesse informazioni che c'è l'INAIL, o che c'è l'INPS, o che c'ha il registro delle imprese. Mi è venuto questo nome perché al momento è la banca dati certificata per eccellenza in Italia, seguendo le varie direttive anche dell'AGID, che raccomandava l'uso del 2512 sui dati di interesse, le banche dati di interesse nazionale. Backup, frequenza di aggiornamento, ritardi dei dati, arrivano o non arrivano, comprensibilità dei dati e dei metadati. Questa lista aiuta molto se da adesso in poi vorrete continuamente interrogarvi sulla qualità dei vostri dati nel vostro lavoro, nelle vostre istituzioni. Avete come una checklist, potreste scorrerla quasi ogni giorno nel vostro lavoro e dire: sì, oggi ho avuto problemi su questa caratteristica e su quest'altra è andata tutto molto bene e procediamo. Ecco, praticamente concludo con pochissime considerazioni finali derivate dall'esperienza. Molte difficoltà nei servizi, quindi passiamo oltre al dato, andiamo nel servizio. Molte difficoltà a volte ci sono perché i dati sono errati, sono stati forse costruiti con processi antiquati. L'utente si rivolge ai call center per chiedere perché c'è quel dato e non ce n'è un altro, e c'è tutto un costo di gestione del dato errato. Non è facile capire, questo anche a livello di governo nazionale, da dove cominciamo per migliorare i processi. Non è facile. I processi sono tantissimi e allora potremmo essere aiutati proprio da un'analisi qualità dei dati. I dati dove stanno peggio e dove appartengono a certi processi sono quelli forse che devono avere priorità. I dati errati che ci procurano più problemi e più costi di gestione. E molto importante sarà focalizzare, e la strada sta andando così, dove c'è la maggior carenza dei dati e dove ci sono i maggiori costi per avviare le riforme e le semplificazioni burocratiche necessarie. E poi non dimentichiamo che gli stessi contact center informativi a cui ci rivolgiamo perché non abbiamo capito una bolletta, perché c'è qualcosa che non ci torna, eccetera, questi contact center sono una miniera di informazioni che potrebbero loro dire: guardate, in quest'ultimo mese il problema maggiore l'abbiamo avuto su questo argomento. Ecco, io su questo ho finito questa diciamo, divulgazione e sensibilizzazione sui dati, e spero che sia stata sufficiente. Ottimo, grazie, grazie Domenico. Direi assolutamente sì, anche perché ci ha, come dire, ricordato quanto gli aspetti appunto di qualità sono determinanti. Ma in quale prospettiva? Nella prospettiva ovviamente di pubblicare dati appunto di qualità, che siano riutilizzabili, che siano appunto, no, il riflesso di una realtà e che siano appunto Certo, sì. realistici. Qual è l'altro lato della medaglia? L'altro lato della medaglia è costituito dalle, appunto, dalle licenze che devono essere attribuite ai dati nel processo di pubblicazione dei dati. Sappiamo che appunto tutto ciò che viene pubblicato ha la necessità di avere una licenza che ne definisce trasmissibilità, caratteristiche, riutilizzo, commerciabilità o meno. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso viene trascurato dalle amministrazioni e nello stesso tempo è emersa in questi mesi la necessità di andare verso l'utilizzo di una licenza standard. Anche in tema di qualità, diciamo, più si utilizzano degli standard comuni, sia nella pubblicazione, nell'utilizzo delle licenze, ma anche appunto nella metadatazione dei dati che andiamo a pubblicare, più il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico ha una probabilità di successo e si crea quello che appunto Gabriele definiva, no, l'ecosistema di riutilizzo dei dati pubblici. Su questo tema delle licenze, che è un tema molto dibattuto, molto discusso tra giuristi, tra
E anche appunto tra chi gestisce database, ma non solo, ma, e anche tra tecnici che poi dopo ovviamente hanno, no, dei riflessi e delle ripercussioni dal punto di vista strettamente operativo nella gestione del dato. Ne parliamo con Laura Garbati, l'avvocato Garbati, alla quale giro la parola per la sua presentazione. Grazie. Grazie mille, spero mi sentiate. Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io per aver avuto l'occasione di partecipare a questo incontro e questo ciclo di incontri interessanti anche per me, perché sappiamo tutti che la conoscenza è la base di ogni azione. E parliamo di licenze perché dell'ecosistema dei dati le licenze sono un elemento fondamentale. Necessario comprenderlo, quindi di cosa parleremo? Sì, parleremo di licenze, ma non immediatamente, perché è importante anche capire perché parliamo di licenze, perché non è una questione solo da avvocati. Le licenze non sono un'etichetta, non è qualcosa di cui ci occupiamo alla fine dell'elaborazione di un database e hanno un impatto strategico. Avete sentito anche nei precedenti webinar, ancora oggi abbiamo parlato dell'importanza dell'interoperabilità del dato, la fruibilità del dato, la qualità del dato. La licenza impatta su questa data strategy, ha degli effetti che è possibile conoscere, è utile conoscere ed è utile inserire nella progettazione di questa data governance a qualunque livello, perché come abbiamo visto. Anche la comunità europea, l'Unione Europea ha richiamato, la Commissione Europea ha proposto l'importanza di una strategia che ormai non può nemmeno più essere nazionale, deve essere sovranazionale, anche perché la condivisione e il riutilizzo dei dati diventano la base fondamentale per le nuove tecnologie, quindi nell'ambito del cloud, nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Finalmente, quindi parlando dei mattoncini che compongono le licenze, parleremo poi una rapida analisi delle principali licenze aperte, che cosa sono e quali sono le essenziali caratteristiche che vengono generalmente adottate sugli open data, chiaramente focalizzandoci su quelle che, come già richiamato dottor Giasullo, sono suggerite non solo dall'AGID ma anche a livello europeo. È importante richiamare, alla chiusura sarà importante anche richiamare, in collegamento con quello che accennava all'inizio, cioè sull'impatto che ha la scelta di una licenza aperta piuttosto che un'altra, gli effetti che sono anche quelli di potenziale blocco dell'interoperabilità e quindi i problemi connessi, ma non solo, alla cosiddetta license compatibility. Quindi, e poi condividere alcuni spunti che potrebbero essere interessanti. Allora, qui. Ok. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, perché parliamo di licenze? I dati, anche solo a livello di normativa italiana, sono richiamati come accessibilità e conoscibilità da tante normative. Io ne ho citate alcune, ci sono quelle disposizioni 195-2005 sull'accessibilità dei dati ambientali, abbiamo i dati sulla la 33 del 2013 sulla trasparenza, la normativa sull'accesso, le disposizioni del CAD che richiamano prima ancora che l'accessibilità erga omnes, la necessità che i dati, anche per realizzare davvero step by step, naturalmente il principio once only, siano fluidamente circolino nella pubblica amministrazione. Gli open data sono al centro di questo. Io usavo dire che se tu rilasci in open data, alla fine soddisfi tutte queste normative. In realtà, ora mi sono permessa di mettere un punto interrogativo di fronte all'interoperabilità. Perché? Perché mettere, un po' come per il software open source, mettere i dati aperti è il primo step, ma non tutte le aperture consentono la medesima interoperabilità. Quello che è importante sottolineare, senza perdere ulteriori minuti, che sono preziose, mi scuserete le semplificazioni e i passaggi veloci, è che comunque fare open data non è solo una questione tecnica, e sembra scontato, ma non lo è. Perché è anche una questione di diritto fin dalla progettazione. Non è un'etichetta la licenza. La licenza è una sorta di mappa che permette al dato, o meglio al database, come vedremo, di viaggiare con certezza e conoscibilità e non diventare bloccante rispetto magari a un dato che tecnicamente è riutilizzabile, qualitativamente è
in cui il riutilizzo è continuo, il merge è idealmente un flusso che non si interrompe mai. Richiamerò anche dopo, come premessa, ovviamente, qui che non approfondiremo, ma è necessario richiamarlo, tutto ciò presuppone anche che si sia fatta una verifica sull'effettivamente essere padroni del dato, padroni in molti sensi, cioè in grado di distinguere il dato di cui può essere disposta l'apertura, identificare in fase di elaborazione e acquisizione quali sono quelle accortezze che permettono di garantirti a valle la messa a disposizione e essere in grado anche di individuare quei dati su cui non c'è questa libertà o è necessario aprire un dialogo per permettere successiva apertura. Quindi, quali strumenti per fare l'open strategy? Abbiamo parlato di open data, si usa parlare di open data. In realtà, l'oggetto che viene riutilizzato e messo a disposizione è il database. Che cos'è il database? È una raccolta, evidentemente, mi scuso con i tecnici che evidentemente ne sanno più di me. Però la definizione è questa, una raccolta di elementi, di informazioni che sono stati disposti in una determinata forma e devono essere accessibili individualmente. È importantissimo richiamare, perché è la base della comprensibilità degli elementi che vanno a comporre le diverse licenze che vedremo, che il database giuridicamente è, se volete, permettetemi il termine, un animale composito. È diversamente trattato a livello globale, perché al database è riconosciuta ad oggi, e non è stato sempre così, e non è così ad esempio in America, una doppia tutela. La struttura del database, qualora si caratterizzi per la scelta e la disposizione del materiale, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore come fosse un'opera creativa. Anche qui, passatemi la semplificazione. Questo però evidentemente abbiamo visto prima, sentivo sul discorso sulla qualità del dato, no? Più il dato è esaustivo e più è dato completo, evidentemente si creava il paradosso della esaustività, cioè se non c'è creatività nella scelta e nella disposizione e la maggior parte dei dati di cui probabilmente discutiamo non hanno queste caratteristiche perché il loro valore è proprio essere al contrario completi e a rispondere nella loro disposizione a normative standard, mancava la tutela, per cui si è intervenuti con quello che viene chiamato a livello europeo il diritto sui generis, che invece va a tutelare quegli archivi che, indipendentemente dalla loro creatività, che potrebbe anche esserci, quindi non è alternativa, è potenzialmente cumulativa, sono frutto di un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. Quali sono soggetti e diritti di queste tutele? Non sono necessariamente sovrapponibili, perché ci può essere l'autore della struttura del dato, ma ci può essere l'investitore o il costitutore, secondo il 102 della legge italiana e la normativa europea, che la legge sul diritto d'autore italiano ha recepito. Anche i diritti riconosciuti sono diversi. Quelli del database come opera creativa ricalcano quelli più noti e standard, passatemi il termine, delle opere creative stesse, quindi il diritto esclusivo, c'è cioè un'esclusività di riprodurre, modificare, distribuire. Al costitutore viene riconosciuto invece il diritto di vietare l'estrazione o reimpiego totale o sostanziale del contenuto, in termini quantitativi o qualitativi. E già chiunque, a mero buon senso, comprende che qua abbiamo delle terminologie che sono valutative e quindi potenzialmente ambigue, perché cos'è parte sostanziale, cos'è sostanziale in termini qualitativi, quantitativi, il 51%, il 20%, ma è la parte più importante del mio investimento. Mi rendo conto, non è questo il contesto per accennarvi, ma lo richiamerò alla fine relativamente ai problemi relativi anche all'incertezza di determinate scelte. Conoscere questi diritti è essenziale intanto per riservarseli, ove sia necessario negoziarli, e poi per declinarli in forma consapevole in una licenza aperta. Continuo a cliccare il tasto sbagliato, ma ce la faremo. Eccoci qui. E quindi finalmente, dopo questo brevissimo accenno, parliamo delle licenze. Intanto la licenza è un termine molto diffuso, è stato usato anche in termini non positivi, no? Sembra che c'è una licenza, mi limito. In realtà licenza, come vuol dire ti concedo licenza, è un'autorizzazione. Abbiamo visto che i diritti attribuiti all'autore e al costitutore sono diritti di riserva,
Se io non dico niente, non puoi far nulla. Quindi la licenza in realtà autorizza. Cos'è una licenza aperta? Una licenza aperta ti autorizza in forma indiscriminata, quindi non posso dire può farlo la pubblica amministrazione, non può farlo il privato, e indiscriminata quanto ai soggetti e quanto ai fini, non puoi usarlo solo a fini non commerciali, il diritto di usarli, modificarli, redistribuirli. Quindi disponibilità, accesso, riutilizzo, distribuzione. Partecipazione universale. Qui, tra l'altro, nelle slide ci sono alcuni link che non abbiamo tempo di esplorare, ma potrebbero essere utili se ci sono questioni sulla open definition. Le uniche condizioni che sono compatibili con questa apertura, secondo queste definizioni internazionali, sono l'attribuzione, che andremo a vedere cosa vuol dire, perché non è solo attribuzione col rispetto del diritto morale. Della paternità, l'integrità, cioè che eventualmente un'opera moderata, una modifica venga evidenziata o nominata diversamente, e la famosa clausola share alike, cioè puoi modificare, ma devi condividere le stesse condizioni di apertura che io ti ho concesso. Quindi fin d'ora comprendiamo che le licenze, pur standard, che contengono le cosiddette clausole, e anch'io mi scuso di aver usato gli anglicismi, ma davvero sono più sintetici. Non commerciale e non opere derivate non sono compatibili con una licenza aperta. Detto questo, quindi richiamato gli elementi essenziali che devono andare a costituire una licenza, sappiamo che anche con gli ingredienti in cucina si fanno tante cose diverse e quindi tante licenze, non tantissime come nell'open source, creano un variegato mondo il cui mashup può creare qualche incomprensione o qualche incertezza. Che potrebbe anche essere sufficiente. Qui una brevissima carrellata. Le licenze che vengono nella prassi utilizzate per i database appartengono a tre grossolane categorie. Ci sono quelle general purposes, cioè quelle che non nascono per i database, ma vengono utilizzate anche per i database, le notissime Creative Commons. Le licenze invece che sono nate anche in ragione di alcuni limiti che soprattutto nelle versioni precedenti alla 4 presentavano le Creative Commons specificamente per i dati a livello italiano, la IODL, a livello internazionale. Con un'ultima aggiunta, è una nuovissima aggiunta a giugno di quest'anno, della nuova versione della Community Data License Agreement della Linux Foundation. Ci sono poi quelle che ho chiamato waiver, cioè rinuncia, che sono licenze che però hanno la finalità sostanzialmente di andare a mettere a disposizione il database così licenziato con modalità quanto più perseguibili possibili aderenti simili al pubblico dominio, quindi il massimo del rilascio e al minimo delle condizioni. Questo perché alcune normative non permettono di rinunciare a qualunque, i diritti morali non sono ad esempio tali irrinunciabili. Passando a una rapida analisi delle caratteristiche delle principali licenze, qui per forza analizzate con una certa velocità, l'Open Database License, l'ODBL, che è nota perché soprattutto l'OpenStreetMap Foundation l'adotta, ha una vocazione internazionale, riguarda, copre sia il diritto sui generis che il copyright, è una licenza share alike, con una distinzione, perché questo share alike si applica sul database derivato e mi compete, anche se non c'è. Come dire, si può solo dedicare un accenno, un richiamo, cioè il concetto di derivazione, che è l'equivalente anglofono della modifica, del diritto di modifica e da ciò che dalla modifica emerge nel contesto nazionale, è complesso e discusso nei database, specie nei database che non siano creativi, ma invece abbiano una tutela solo del diritto sui generis, fino a che spunto quel database si può considerare derivato, cioè investito dalle condizioni del share alike. In ogni caso, l'ODBL distingue tra il database delegato, la collezione di database in cui il database originale viene messo accanto ma non mescolato, e il produced work, cioè un lavoro che non è più un database, ma è derivato da quel database, la cui rilascio non è coperto, come per il collective database, dalla clausola share alike. Cito perché ne costituisce un elemento di potenziale incompatibilità con altre licenze molto note, che c'è anche un limite alla posizione di
misure tecnologiche di protezione con una soluzione chiamata Parallel Distribution, cioè se io distribuisco un database con DRM, devo mettere a disposizione anche una copia senza questo vincolo. Abbiamo poi, perché ancora viene adottata la Italian Open Data License, che è una licenza sintetica e chiara, è stata pensata per l'utilizzo delle informazioni pubbliche. E va a coprire potenzialmente anche i contenuti, a differenza dell'ODBL, che invece ne copre la struttura e la sua estrazione sostanziale o totale, ma non il contenuto singolo che è autonomamente tutelato, ove abbia titolo a goderne, questo in generale, e ha un riferimento, è radicata a livello nazionale, c'è un chiaro riferimento alla normativa italiana, qui vi ho riportato alcune citazioni. Che potrebbero anche essere utili più i link al testo stesso, e questo, come dire, può costituire una difficoltà, man mano, adesso abbiamo visto gli anni in cui è stata elaborata erano diversi, in cui il contesto si internazionalizzi. In ogni caso, la versione 2.1, che è sicuramente la più adottata, è di tipo solo attribution, non ha la clausola share alike. Una citazione importante merita comunque la licenza elaborata dalla Linux Foundation, perché sfrutta la conoscenza legata alle community di software aperto, si vuole applicare, trasportare questa potenzialità nell'ambito del database. L'ho trovata interessante anche perché si pone un tema che credo diventerà sempre più emergente. Vedremo adesso con il recepimento della nuova direttiva sul diritto d'autore anche il discorso del data mining. Quali sono come trattare le elaborazioni qui si parla di analisi computazionale, che non è necessariamente intelligenza artificiale, ma comunque che io tramite la interpretazione dei dati produco altre informazioni e qui li distingue e li lascia liberi. Quindi prevede anche il diritto sui generis e tra l'altro recentemente ha visto la produzione di una nuova licenza molto molto simile ai waiver, cioè non c'è nulla, quale condizione, tranne la mera citazione, l'accompagnamento al database del testo della licenza stessa. Eccoci qui a parlare quindi infine delle Creative Commons. Le Creative Commons sono, e ovviamente chiedo venia per chi già conosce bene l'ambito di riferimento, sono prima ancora che licenze, sono un movimento internazionale e si vede la sua forza. La sua forza è stata anche l'intuizione di investire sulla comprensibilità. Tutte le licenze Creative Commons hanno tre livelli di proposta. C'è Commons DID, che è una specie di bignami, passatemi il termine, ma funziona, cioè in breve ti spiego quali sono le condizioni di questa licenza. C'è il legal code, quello che andiamo a leggere noi per capire quali sono i dettagli, ma c'è anche una forma della licenza stessa che può essere compresa direttamente dalla macchina. Questo perché lo sforzo del movimento era pensare a soluzioni standard, facilmente adottabili anche da chi non era tecnico, da chi non era legale, per poter aprire le proprie opere. Sono sei licenze che nel tempo hanno visto succedersi delle versioni che risultano dalla combinazione delle clausole dell'attribuzione, della condivide allo stesso modo, non commercial e non derivative. Questo intuitivamente rispetto a quello che abbiamo detto prima già ci chiarisce che non tutte le Creative Commons sono licenze aperte. Le non commercial e non derivative comunque si pongono al di fuori del contesto delle licenze aperte e anche della normativa richiamata poco prima e anche precedentemente dal dottor Ciasullo. È una forte comunità in continua evoluzione che, come dire, è anche sfrutta la sua anzianità e la sua esperienza. Ho richiamato le licenze, le versioni 2.5, 3.0 e l'ultima, la 4.0, su cui ci concentreremo, perché sono, le ancora diffuse a livello anche solo nazionale come adottate per i database. Credo che sia però importante sfruttare questa occasione per condividere come in realtà rispetto ai database, soprattutto database rispetto a cui la creatività, quindi la tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore è difficilmente sostenibile, mentre si contestualizza quella sui generis, davvero quella adeguata sia la 4.0.
Poi vedo che ci sono diversi quesiti, ma purtroppo, non purtroppo, mi riserverei di scorrerli successivamente, intanto perché magari quelle successive rispondono e per poter cercare di fare massa critica anche in questo caso. Quindi non siete trascurati, ecco. La 4.0 è un punto importante. Innanzitutto è giusto ricordare che fino alla 3.0 c'era la versione cosiddetta Unported, quella in inglese International, e poi c'erano alcune traduzioni che non erano semplicemente un fenomeno linguistico, avevano dietro un lavoro di adattamento e contestualizzazione alla normativa di riferimento. Nella 4.0 viene superato questa differenza, c'è cioè una versione valida worldwide con una, formulazioni che tengono conto o cercano di tener conto anche dei diversi contesti di confronto. La 4.0 è l'unica licenza Creative Commons che regolamenta espressamente e condiziona anche la declinazione del diritto sui generis. Altri vantaggi sono legati anche a una, tra le varie che ho citato, un'attribution più flessibile, perché è importante ricordare che le condizioni apposte dal licenziante, anche quando si limitano alla mera attribution, non sono semplicemente, vabbè, di che, vieni, ben, che sono io l'autore o cita la fonte, ma se lui detta, come dettano molte licenze, delle specifiche condizioni di citazione, quelle sono condizioni per poter godere dei relativi diritti di autorizzazione. L'attribuzione della 4.0 è più flessibile perché elenca una serie di richiami, la copyright notice, la citazione alla fonte, la citazione alla community, la cita della licenza, il link. Non solo può essere, queste informazioni possono essere poste in un'altra pagina linkate, ma possono adeguarsi in modalità ragionevoli, vedremo, al contesto. Una breve carrellata e valga per tutti perché, come dire, è un esempio, sarebbe, avendo il tempo sarebbe bello scorrerne un testo intero perché, per rendersi conto di come sono anche articolate, ma sostanzialmente, analogamente alle altre con un approfondimento, il diritto riconosciuto è quello di elaborare, riprodurre, condividere, modificare sia l'originale che il materiale elaborato, perché non sono due, sono due diritti distinti, cioè il diritto d'autore e i diritti sui generis si... In realtà sono dei fasci di diritti, no? E sono spacchettabili, diciamo, a due condizioni essenziali, chiaramente la BAI. L'attribuzione, e qui ho citato l'elenco, no? Devo citare il creatore oppure terzi designati, perché potrei dire voglio la citazione, ho lavorato per Wikipedia, voglio che tu citi Wikipedia. L'informativa sul diritto d'autore, c'è cioè l'autore, il copyright notice. E il link del materiale, ma ciò che è importante, al di là dei dettagli, in qualsiasi maniera ragionevole rispetto ai mezzi, agli strumenti e al contesto. Altro elemento importante è che tutte le Creative Commons contengono il divieto di apposizione di misure tecnologiche di protezione, tout court. Si è discusso nell'adozione della 4.0, anche su richiesta della New Foundation, di adottare anche una soluzione di parallel distribution, che alla fine non è stata scelta sostanzialmente. Poi ci sono altre condizioni, cioè non c'è una sublicenza, il database originario viaggia con la licenza di base, devono essere indicate le modifiche, non possono essere apposte ulteriori restrizioni. Il diritto sui generis, che è quello che più interessa il database allo stato odierno, era declinato già dalla 3.0, ma nella 3.0 era richiamato come rinuncia. Cioè, si diceva letteralmente, adesso vado a memoria, letteralmente in forma grossolana, qualora il database oggetto di questo, qualora l'opera sia un database su cui insistono dei diritti sui generis, il licenziante vi rinuncia. È solo la 4.0 che prevede all'articolo 4 un paragrafo apposta sul generis e include l'esercizio dei diritti sui generis, cioè autorizza l'estrazione e reimpiego totale o sostanziale del contenuto della banca dati e collega questo esercizio di questa autorizzazione al rispetto delle condizioni di attribution e di non apposizione di RM sopra richiamate. Perché l'effetto alla fine era che se io adotto per un mio database geografico sostanzialmente che non ha creatività la 3.0 di fatto non ho diritti esercitabili, potrei dire provocatoriamente, perché ho rinunciato ai miei diritti sui generis. E
Quindi c'è anche una certa l'importanza di adeguare ed aggiornare il database è anche che è quello che meglio si conforma al contesto normativo applicabile ai database. Evidentemente noi in questo momento abbiamo analizzato le caratteristiche della CC BY, è giusto ricordare anche la clausola share alike, anche in questo caso le modifiche vanno rilasciate con la stessa licenza oppure con una licenza successiva del medesimo tipo oppure una licenza dichiarata compatibile. Era un concetto quello della compatibilità già introdotto nella 3.0, ma in realtà non, la community, il movimento Creative Commons finora, almeno fino a quando ho controllato, non avevano identificato licenze compatibili, mentre la 4.0 è già stata dichiarata compatibile con la GPL3 e la Free Art License. Abbiamo visto, quindi qui ho richiamato questi concetti, passerei. Perché vedo che se ne sta anche discutendo almeno in un passaggio le licenze cosiddette di rinuncia. Qui sono è una licenza anche interessante e molto discussa specie nel contesto pubblico, è stata anche citata dalla scelta della Commissione europea del 2019 su come rilasciare i propri dati come versione alternativa sui dati RAV e i metadati. Sono sostanzialmente donazioni in pubblico dominio. L'obiettivo è, nella misura possibile, come anticipato, rinunciare ai diritti d'autore, cioè lasciare l'opera riutilizzabile senza, al limite giuridicamente praticabile, condizione alcuna. Attenzione, senza garanzie e lasciando, non gestendo, eventuali marchi, brevetti e altri diritti che possono essere coinvolti. Che una verifica che va sempre fatta, cioè a monte di questo l'abbiamo detto, ma è utile ripeterlo, c'è la verifica sulla disponibilità del dato e di eventuali dati e diritti che vanno a incidere, cioè tutte le normative del Public Sector Information, se andiamo a leggere le direttive, individuano le eccezioni all'obbligo che c'è di mettere a disposizione in formato pubblico se ci sono diritti che vi insistono, che non sono solo quelli della privacy, sono diritti d'autore delegati eventualmente a terzi, sicurezza pubblica e quant'altro. Ora, come ho già anticipato, questa carrellata vorrebbe portare anche a comprendere come non tutte le licenze aperte portano lo stesso risultato virtuoso di interoperabilità, che poi è il nostro obiettivo. La licenza aperta è il punto importante di partenza, non è il punto di arrivo. Qui ho fatto un esempio banale, diciamo, no? Cioè se io prendo estraggo in forma sostanziale o totale i contenuti di due database che sono rilasciati, con licenze share alike diverse fra loro, il merge non lo posso redistribuire perché non sono in grado di rispettare contemporaneamente entrambe le licenze, perché sono entrambe attribution, entrambe share alike, ma in modo diverso, lo possono esprimere anche solo diversamente nelle forme, nelle condizioni, di fatto non sono le stesse. Un esempio, esempio di discussa incompatibilità è quello valutato da OpenStreetMap che appunto utilizza la DBL rispetto all'ultima Creative Commons. Perché? Perché c'è una diversa gestione dell'attribution e perché c'è una diversa gestione del limite alle misure tecnologiche di protezione. Quindi alla fine qual è l'osservazione? Che la share alike applicata ai database, e corro perché avrei esaurito anche il tempo e mi scuso, il fine è virtuoso, ma l'effetto è potenzialmente e paradossalmente dannoso. È forse nato in un contesto in cui ma questo lo dico così, forse come una provocazione, in cui non c'era un supporto così forte, almeno nel settore pubblico, in cui c'era già un obbligo di mettere a disposizione in forma aperta. Inoltre non c'è solo un problema di share alike, c'è un problema di incertezza, abbiamo citato fino a che punto sono condizionato dalla licenza. È un'opera derivata? Sto utilizzando il diritto sui generi? Sto facendo un'estrazione sostanziale o non sostanziale? Le grosse comunità, cito di nuovo l'OpenStreetMap, hanno delle linee guida per dare delle indicazioni per comprendere come interpretare questi elementi. Alcune licenze comprendono il contenuto, altre no, hanno regolamentazioni diverse degli stessi diritti. Mi è venuto spontaneo dire che l'avvocato deve servire alcune volte e prima. Non dopo, ma non sempre, perché altrimenti questa situazione è necessariamente bloccante. Qui, per darvi un'idea, è un estratto noto perché fa parte delle linee guida dell'AGI del 2016, ma vedete quanti gialli?
Per me sono peggio dei rossi perché indicano un'incertezza e l'incertezza, specie nella pubblica amministrazione, è comprensibilmente bloccante perché la licenza deve favorire un contesto di sicurezza, di prassi dove anche il non tecnico e non legale sa di stare facendo una scelta tutelata. Si fa spesso ironia sulla lentezza o sull'incertezza della pubblica amministrazione, ma non siamo in un contesto privato di libera gestione, stiamo gestendo cose pubbliche, valori pubblici. Credo che sia anche giusto ricordare che spesso quello che viene attribuito come incertezza è necessità di valutare. Quindi è necessario adottare delle strutture condivise, e chiudo, e questa è una proposta evidentemente, fra le tante, che insomma magari chissà può essere anche utile per un confronto, per poter superare questi elementi. Sono arrivata a dire che bisogna smettere di cercare il meglio, bisogna trovare qualcosa che funzioni, il bene. Bisogna progettare un'apertura interoperabile anche diffondendo nella relativa cultura, cioè l'open data va pensato all'inizio, dalla fase di creazione del database, pensando alla sua compatibilità e alle condizioni che veramente servono. Faccio solo un inciso perché è molto discusso, ho detto la CC0. Ci sono state critiche anche da parte di colleghi sulla BAI perché l'attribuzione è tutta inutile. Ho una posizione più pacata, consideravo, sentivo prima i discorsi sulla qualità, l'importanza della fonte, dell'attribuzione. Forse non è un problema di attribution, ma un problema di come gestire questa attribution, perché effettivamente condizioni articolate di attribution e diverse fra loro creano una difficoltà gestionale, specie in database come quelli territoriali, ma non solo, che devono mescolarsi fra loro. Quindi sarebbe fondamentale, ma è un'opinione personale evidentemente, creare un contesto standardizzato e noto, sicuro e certo, non solo quanto alle condizioni, ma anche alle conseguenze pratiche. Forse aderire a un'idea comune di come, ad esempio, interpreto le misure ragionevoli della 4.0 per rispettare l'attribution. È sparito il video? Non so se è un'azione di forza che sarebbe anche legittima da parte del moderatore. Quindi, e poi valutare soluzioni omogenee per database omogenei. Non è scontato che tutto debba andare con la BAI, magari qualcosa può andare con la CC0. Necessariamente dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando, creando magari team trasversali di supporto, di comprensione, perché la scelta consapevole è la base di ogni successivo passo migliore. Mi scuso se ho temo sforato in una maniera indecente, però vi ringrazio della pazienza. Beh, no, direi sì, abbiamo sforato di pochi minuti, ma direi come dire, delle specificazioni molto importanti, perché è evidente quanto, no, le sfumature, anche giuridiche, poi impattano, no, anche su aspetti gestionali ed organizzativi. Quindi, no, grazie per la completezza della presentazione. Io andrei velocemente a illustrarvi 3-4 domande che ci sono arrivate dai partecipanti, andando rigorosamente in ordine cronologico. Stefano Campus chiede al professor Natale se ci sono metodi specifici di valutazione della qualità dei dati riferiti all'informazione geografica, che è un dato che ha una particolare specificità. Non so se Domenico ci sente. Sì. Prego, Sì, no. abbiamo pochi minuti, quindi se riuscite con risposte sintetiche, abbiamo 3-4 domande, riusciamo a Ma illustrarle con questa precisione. domanda mi dà la possibilità di concretizzare a livello di esempio quello che è stato detto. Allora, intanto ogni contesto si trascina come questo. Geografica, informazione geografica, si trascina una serie di necessità di puntualizzazione. Intanto, quello che avevo accennato dell'oggetto target della qualità dei dati, in questo caso assume degli aspetti particolari, tipo le informazioni geometriche, linee, policoni, eccetera, le topologie, se queste mappe sono adiacenti, incluse, eccetera. Cioè, quindi io direi come primo passo, la risposta intanto è sì. Come primo passo individuare gli oggetti di interesse di questo contesto delle informazioni geografiche. Secondo, per applicare il modello, sforzarsi di capire nel ciclo di vita dei dati se stiamo parlando di acquisizioni piuttosto che di visualizzazioni finali.
Detto ciò, quindi messo a fuoco gli oggetti e il ciclo di vita, le caratteristiche importanti che si intende valutare, che si intende, le attese di qualità delle varie caratteristiche. Preciso che il modello non è rigido, il modello dice lo standard ne propone 15, però se uno ha bisogno di una sedicesima o di una diciassettesima, che non è inclusa nelle 15, la può aggiungere pur rimanendo conforme al modello, oppure addirittura, questo non l'ho mai visto fare, affermare che alcune delle 15 non interessano proprio, tipo nel software gestionale nessuno ha mai voluto affermare, per esempio, che l'usabilità non gli interessa, sarebbe un boomerang terribile. Per cui rispetto alle 15 si possono aumentare, si possono diminuire. Una che mi viene in mente, molto importante per le informazioni geografiche, che è stata accennata da sottoporre a valutazione, è quella della precisione. Se è un'immagine satellitare, un conto che la precisione è di 2 metri, un conto che è di 10 centimetri. Quindi a seconda del contesto direi di mettere a fuoco target, caratteristiche e ciclo di vita, tanto per dire che esistono tanti contesti, da RIS, che è un altro Radiological Information System, a un altro contesto ad altre misure. Quindi la risposta è sicuramente sì, si può fare un'analisi dettagliata in base a questi particolari. Ok, grazie. Un'ulteriore domanda, sempre per te, Domenico, come affrontare e risolvere il problema del dato creato in PDF? Sì, questo dal punto di vista volumetrico è una cosa importantissima, cioè i milioni di PDF che sono nei sistemi informativi in Italia ma in tutto il mondo, perché generati da scanner piuttosto che da che cosa? Se è un documento testuale, l'ideale è partire dal Word e consentire agli editor di scaricare da Word a PDF, in quel caso il PDF sarebbe accessibile. Il problema, visto così come la domanda, sarebbe quasi irrisolvibile, perché pensiamo a tutti i dati comunali in PDF, nessuno avrebbe la possibilità di ritrasformarli in Word e di fare il processo contrario e renderli accessibili. E per cui è un problema che, secondo la legislazione attuale, rientra nell'onere sproporzionato. E quello che si consiglia in questi casi, se fossero anche mappe pure in questo caso geografiche, di aggiungere una descrizione alternativa in linguaggio naturale che spieghi almeno il contenuto. Certo, l'onere di un PDF non accessibile si ripercuote non solo sull'accessibilità per le persone con disabilità, ma anche sulle traduzioni automatiche, ad esempio, di Google. Se noi diamo a Google l'incarico di tradurre in inglese o al contrario, su un altro linguaggio, un documento PDF inaccessibile, è inaccessibile non solo alle persone umane, ma è accessibile anche agli strumenti automatici. Per Certo, e cui, quindi anche sui processi di indicizzazione, certamente. certo, è a tutti i metadati, a tutte le keywords, cioè, il problema è molto grosso. Si risolve soltanto per il futuro di affrontare un processo di produzione di documenti diverso da quello del passato. Bene, grazie. Velocissimamente, per la dottoressa Garbati, perché la PA è restia ad adottare la CC0? Sappiamo che ci sono alcuni commentatori autorevoli che spingono per questo. E poi anche la seconda, così chiudiamo. Secondo lei, passare alla CC BY dalla 3 alla 4 comporta avvertire tutti i titolari dei dati pubblicati con la 3.0 del No. passaggio o il miglioramento ottenuto lo rende facoltativo? Problemi che ci vede su questo Allora, tema. A lei così grazie. concludiamo. Parto dalla seconda perché è più semplice. No, il database acquisito con la Creative Commons 3.0 rimarrà, cioè il licenziatario ha ricevuto a tempo indeterminato quel database a quelle condizioni. Quindi non c'è necessità di avvisarlo, perché non è che per lui sono cambiate, le condizioni cambiano per il futuro. Quindi se io ho rilasciato una versione di database oggi con la 3.0, chi se l'è scaricato godrà di quei diritti. Se un domani io la metto alla 4.0, chi se lo scarica godrà dei diritti e definiti e declinati con la 4.0. Quindi non c'è, come dire, un effetto retroattivo delle condizioni di licenza. Grazie al cielo, perché abbiamo visto ad esempio nell'open source che Oracle aveva librerie aperte che poi ha chiuso, almeno quelle vecchie, non sono retroattivamente diventate chiuse, che avrebbe avuto problemi, scusatemi la piccola frecciatina, problemi gestionali di non poco conto. Rispetto invece al discorso della CC0, è un
tema discusso su cui io non posso che limitarmi a riportare e eventualmente condividere l'opinione personale. Le argomentazioni pro e contro sono diverse. C'è il livello forse base, c'è anche il ritegno della pubblica amministrazione che quantomeno, visto che comunque c'è un problema che non abbiamo trattato. Ma che è sotto traccia dell'investimento che coinvolge la creazione e il mantenimento di un certo tipo di database, tant'è vero che la normativa riconosce la possibilità quantomeno di porre il ritorno dei costi vivi, diciamo, di produzione, più alcune specifiche per gli istituti che vivono, almeno a tempo, che vivono anche grazie ai proventi di questa messa a disposizione del database. Ma c'è anche, come dire, una volontà almeno di conservare il proprio riferimento. Salendo di livello logico, come ho accennato prima, credo soprattutto in determinati contesti, c'è anche una questione la stessa qualità del dato si riconosce dalla sua riconducibilità, a una certa autorità, e se non erro, andando a memoria, a livello di metadatazione, quantomeno sull'Inspire, c'è una previsione, peraltro, di indicare chi è responsabile fonte di quei dati, anche perché poi ci sono anche contesti in cui questi dati vengono utilizzati con delle conseguenze. Credo che la risposta più interessante, e qui passo all'opinione personale, sia stata quella della Commissione europea, che individua la CC BY come soluzione standard, ma riconosce l'adottabilità alternativa della CC0 per dati RAV, cioè quei dati rispetto a cui l'attribuzione non complica più del vantaggio che Non è apporta. Ecco, semplice. diciamo, per questo la standardizzazione, non escludo, però davvero è un dialogo. Possa portare all'individuazione, quantomeno per alcune categorie di dati, permettetemi, più semplici da gestire, perché non tutte le tipologie di dati hanno questa libertà di disponibilità. Ci sono dati, ne stanno discutendo ancora, il gruppo dei garanti ha bocciato una proposta di regolamentazione, bocciato tra virgolette, proprio sui dati che contengono dati personali nell'ambito della data strategy, e quindi poter adottare magari soluzioni diverse per tipologie di database diversi. E anche tenendo conto del livello e del tasso di, come posso dire, di continua rielaborazione del dato stesso. Io non so se magari forse Dottor Ciatullo vuole aggiungere qualcosa, ma Sì, no, grazie Laura. In effetti condivido pienamente quello che dicevi, che la soluzione europea va proprio in questa direzione. La pubblica amministrazione, insomma, qua quel confine tra un'affermazione e l'opinione personale è molto, molto sottile, no? La pubblica amministrazione non può spogliarsi della paternità di certi dati, anche perché quei dati persistono nel tempo. Nel momento in cui qualcuno li riutilizza sulla base della licenza CC BY, però quel dato poi persiste nel tempo, probabilmente sarà aggiornato, probabilmente avrà una sua evoluzione, quindi secondo me proprio non ci sono le possibilità per spogliarsi dell'attribuzione sostanzialmente, salvo i casi appunto, come dicevi tu poc'anzi, che evidenziati un po' anche dalla comunicazione della Commissione europea, però sono casi marginali. La cosa interessante da questo punto di vista, insomma, la discussione è chiaramente aperta, per carità, insomma, è il fatto, quel trade union che ci sta tra le tematiche sulla qualità, sulla licenza, su quello che dicevo prima, sul fatto della condivisione di dati tra pubbliche amministrazioni, perché in effetti diciamo, il dato viene prodotto per erogare un servizio, non è un'attività spot della pubblica amministrazione, tanto per la produzione dei dati è fatta sempre per erogare un servizio al cittadino o all'impresa. Questo deve essere sempre, quindi cioè, è impossibile spogliarsi di un diritto di questo genere, sostanzialmente, secondo me. Però, diciamo, la discussione è molto aperta, per carità, insomma, ci sta che ci sia un. Velocemente, Prego, sì, questa gabbata ma e poi chiudiamo. aggiungevo solo un elemento che avevo richiamato come spunto, una proposta, una possibilità rispetto alla rinuncia dell'attribution. La terza via, che tra le tante considerazioni può essere anche il convergere verso soluzioni gestibili di attribution, perché poi l'attribuzione è un difetto.![
che gli viene attribuito lo stack of attribution, cioè la necessità con progressivi mashup di dover gestire attribution articolate. Quindi potrebbe questa possibilità del reasonable means che fa la 4.0 potrebbe anche dare lo spazio per il convergere, magari a livello pubblico, verso un'interpretazione che soddisfi l'attribution in forme. Io addirittura una volta ho buttato lì l'idea di un marchietto in cui quando vedo so che posso farlo in questo modo semplice. Sarebbe poi anche bello perché, e qui anche lì chiudo con un'ulteriore provocazione, chissà se poi si arriverà a una qualità del dato legato anche al tipo di fruibilità di licensing che viene annessa al database. È un po' Esatto. battuta però, diciamo. Esatto, il compito della governance è proprio questo, proprio il compito della governance del management del dato è proprio questo, perché in ogni circostanza valutare bene le varie situazioni, perché in effetti la normativa sul data aperto non è che prevarica le altre norme che esistono, quindi diciamo capire come si possono intrecciare le varie norme è la parte in questo momento più importante per gestire al meglio quindi la governance sui dati. Io in chiusura ringrazio naturalmente Domenico e Laura per questi bellissimi interventi, insomma, su queste tematiche molto importanti e molto interessanti, su cui magari insomma, lasciamo poi aperta la discussione tra i vari utenti. Grazie a tutti per la partecipazione, a te Ugo. Grazie, grazie Gabriele, grazie ai partecipanti, grazie ai relatori. Sicuramente temi su cui torneremo con ulteriori approfondimenti perché appunto, come avete visto, no, le sfumature e gli impatti sono rilevanti sotto molti punti di vista, quindi è un tema sicuramente che verrà ripreso e anche in considerazione appunto dell'approvazione della nuova direttiva sul riutilizzo dell'informazione pubblica, che apre appunto degli scenari, no, sul tema della qualità e dei dati dinamici molto importanti, insomma. Quindi grazie di nuovo. Ricordo che le registrazioni e il materiale del webinar sarà disponibile nel primo pomeriggio, in tarda mattinata, sulla pagina di eventi PA appunto dell'evento. Vi ringrazio a tutti, un Che da saluto parte e ai mia per prossimi tutti e appuntamenti. per il tempo Grazie. dedicato. Buona giornata e buon Grazie a lavoro. tutti. Grazie. Grazie e buona giornata. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.